Benvenuti alla presentazione del VM035. Vediamo il contenuto della confezione, il manuale istruzioni, telecomando, cavi di alimentazione ISO, cavi audio-video, cavo adattatore da mini a USB e chiavi di estrazione. Passiamo ai collegamenti posti sul retro dell'unità. Possiamo vedere gli ingressi dell'antenna TV. I cavi di ingresso e di uscita video, retrocamera. Cavi aux in audio, cavi audio e uscita subwoofer. Connessione di alimentazione. Veniamo alla sezione radio. Qui vediamo il menu principale. Passiamo sulla radio. È possibile selezionare 12 bande in FM e 6 in AM. Ricerca delle scansioni automatiche. Riproduzione di un file su chiave USB. È possibile riprodurre file audio, video e immagini. Alla pressione del touchscreen compare il menu di gestione. Il pannello frontale è completamente motorizzato. Inseriamo un DVD. Passiamo alla funzione Bluetooth. Una volta entrati nel menu del Bluetooth, attiviamo l'accoppiamento e registriamo il telefono sull'unità. Una volta accoppiato, si potrà telefonare, ricevere chiamate e soprattutto ascoltare file in audio streaming direttamente sull'impianto. Effettuiamo una prova di chiamata. Sarà quindi possibile ascoltare in viva voce e conversare direttamente con l'impianto originale.
Anche in questo caso è possibile ascoltare la musica sul proprio telefonino direttamente nell'impianto.